Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al mio canale YouTube Chef Turis. Oggi vi farò vedere, io ho preparato delle mini cheesecake, sono delle tortine fatte con pasta frolla al formaggio, formaggio fresco. E per la ricetta potete visitare la mia pagina e potete vedere sia l'impasto della frolla che l'impasto del ripieno. Io faccio un piccolo breve riepilogo che per la pasta frolla adesso non sto a dire l'impasto, però l'impasto del ripieno. Io per l'impasto del ripieno ho usato mezzo chilo di formaggio fresco, simile alla ricotta. Poi, se non trovate del formaggio fresco simile alla ricotta, potete usare la ricotta, sia vaccina che di pecora. Poi ho fatto mezzo chilo di ricotta, 120 g di zucchero, 40 palpabile o a velo e 80 semolato. Poi ho messo un cucchiaino intorno ai 4 grammi di estratto di vaniglia, 3 uova intere. Ho messo tutto assieme in una ciotola e ho formato questa crema al formaggio. Con un aiuto delle formine ho fatto la pasta frolla, ho accoppato la pasta frolla. Ho riempito con la crema al formaggio e ho messo a 200 gradi per 18 minuti. Poi dipende dal vostro forno. Se è troppo alto il vostro forno potete metterlo a 180 gradi. Ok, io adesso vi faccio vedere come l'andrò a servire al piatto, questa cheesecake, per fare bella figura con i nostri ospiti. Ok. Faremo, che già l'ho fatto in altri video, di fragola, in questo caso la farò di lampone. Farò un coulis di lamponi, un passato di lamponi a freddo. Vi mostrerò come farlo. Prendo, in questo caso vi mostro una quantità di 200 grammi di lamponi e vado a mettere un'apposita ciotola, prendo un pezzettino di limone, mi vado a prendere poche gocce di limone per dare acidità. Aggiungo 50 g di zucchero semolato. E ora vado, con l'aiuto di un mini pinner, vado a frullare. Dopo aver fatto questo, lo andiamo a setacciare. Ora, con l'aiuto di un setaccio, andiamo a setacciare la nostra salsa ai lamponi, cioè andremo a togliere tutti i semini, la facciamo bella liscia. Ora la nostra salsa è pronta. La
salsa l'abbiamo realizzata, bella liscia, è un aroma stupendo. Ora andiamo a prendere un po' di panna per decorare ancora la nostra, il nostro piatto, e andiamo a mettere in una panna montata un pochettino di acqua, poco alla volta, con l'aiuto di un cucchiaino andiamo a smontarla, a renderla liscia e lavorabile. Poco acqua che ci servirà per la decorazione che vi andrò a mostrare. Poco alla volta finché la rendiamo così. Ancora. Ok, un altro po' e ci siamo. Ora andiamo a prendere il nostro piatto a piacere, così, e a prendere la nostra cheesecake, la adagiamo qui, andiamo a prendere un po' di lamponi freschi. Lavoro così. Ora andiamo con la nostra salsa ai lamponi. Che con la torta al formaggio ci sta. Cerchiamo espandere un po' la nostra crema, facciamo un lampone, avete visto la forma, ho reso la forma di un lampone, fate delicatamente che ci riuscite anche voi. Ora con la nostra panna resa liquida andiamo a fare dei tocchetti. O meno così. Ora con l'aiuto di uno steccone classico andiamo punta così e abbiamo fatto dei cuoricini. Ora con della menta fresca andiamo a fare questo. Ora con l'aiuto dello zucchero a velo andiamo a prendere una grattugia
raccomando, solo il giallo. E andiamo a profumare il nostro piatto. Questa è la mia cheesecake. Queste sono da condividere, queste al piatto. Se il video vi è piaciuto, un bacione a tutti, buona vita. Condividete.